14ª edizione di ICT Trade a Milano, Channel City incontra Maurizio Cuzzari, amministratore delegato di Sirmi e vicepresidente esecutivo di Net Consulting Cube. Filo conduttore di ICT Trade, Digital Disruption. Mi inquadri questa tematica e chi sono i Digital Disruptor oggi? Sono tutte quelle aziende che, facendo leva sulle tecnologie digitali, mettono in piedi dei nuovi modelli di business che vanno a minare i modelli di business precedenti delle aziende tradizionali. Sono quindi le Uber che fanno concorrenza ai taxi anziché i nuovi siti e portali che fanno concorrenza alle agenzie di viaggi, ma di esempi di questo tipo ne abbiamo veramente tanti. Una cosa interessante è tenere da conto che i digital disruptor non sono soltanto delle aziende che nascono all'estero, soltanto delle multinazionali, soltanto dei colossi del digitale di nuova generazione. Ci sono digital disruptor anche locali, quindi c'è spazio immenso per fare succedere delle cose nuove su modelli di business nuovi, generando veramente una distruzione del valore di modelli tradizionali che non sono capaci di evolvere o di innovare. I digital disruptor nell'IT tradizionale ci sono? Sono quelli che si stanno trasformando e evolvendo? In modo improprio mi verrebbe da dire che la digital disruption nel mondo dell'information technology è rappresentata dal cloud, quindi da quella disciplina che fa sì che cominci a venire meno la logica dell'acquisto del prodotto per poi, generare il servizio da parte dell'IT interno, che sta lasciando il passo all'acquisto direttamente del servizio, quindi trasferendo la gestione, delegando la gestione della complessità a dei soggetti esterni che fanno questo mestiere con un approccio industriale. Siamo all'evento principe per gli operatori delle terze parti e loro come si pongono in questo contesto di digital disruption? Io ho fatto vedere durante la mia presentazione del mega convegno una slide in cui sostengo che le aziende clienti di fronte alla digital disruption hanno sostanzialmente tre scelte: una possibile, una probabile, fortemente probabile, e una un filo improbabile. La scelta possibile è quella di diventare loro stessi digital disruptor. Chi fabbrica caffettiere o chi fabbrica pentole può pensare di mettere in piedi dei modelli di business completamente diversi, correndo il rischio di minare il suo business tradizionale, ma lanciandosi su delle nuove prospettive. La scelta più probabile invece è di innovare all'interno dell'azienda, innovare in termini di materiali, in termini di processi, in termini di prodotti, in termini di procedure, in termini di modelli di go to market, di modo da essere un filino più in grado di fare fronte ai digital disruptor. La scelta più improbabile è di aspettare e sperare che le cose tornino come prima, o di sperare che non succeda niente per cui il business tradizionale possa continuare nello stesso modo. Analogamente, lato sistema di offerta, possono succedere esattamente le stesse cose. Un'azienda di information technology può aiutare il cliente a diventare digital disruptor mettendogli a disposizione le tecnologie, le competenze, i servizi, le soluzioni per farlo diventare digital disruptor, può supportare il cliente nell'innovazione, e questa è la cosa assolutamente più plausibile, o può stare lì ad aspettare seguendo un mitico aforisma che dice: cosa hai fatto oggi perché non cambi niente domani? Ecco, devo dire che delle aziende del sistema d'offerta c'è una percentuale che sta seguendo questa terza teoria superiore a quanta sia la percentuale dei clienti che spera che tutto torni come prima. Insomma, il sistema di offerta della digital technology fa un po' di fatica ad innovare perché è un po' più ancorato dei sistemi tradizionali, che però mostrano seriamente la corda. Siamo in chiusura di evento, un bilancio, un messaggio per l'edizione che verrà. Ottimi risultati per l'edizione 2015 che è tornata a Milano. Io credo che Milano sia in un'epoca nella quale fare 250 km e in Italia fare 250 km significa fare 3 ore e mezzo di automobile all'andata e altrettanti al ritorno, sia una scelta vincente. Mi permetto di ricordarvi che circa il 35% dell'economia digitale è in Lombardia.
Noi siamo molto soddisfatti, io ho sentito dei partner, degli sponsor particolarmente soddisfatti, il modello è carino, il modello tiene. Il modello dovrà vederci il prossimo anno portare dentro dei contenuti specialistici più puntuali, ma più puntuali in termini di business per le aziende di information technology, non in termini di tecnologie. Vale abbastanza poco in una occasione come ICT Trade parlare di modelli generali o parlare di programmi di canale, che sono delle cose che si sentono da tempo e che lasciano il tempo che trovano. Credo che dovremo trovare il modo di mettere dentro dei contenuti che faranno riferimento al come una piccola azienda di information technology può fare micromarketing, come una piccola azienda di information technology può trovare delle alleanze nel mondo del web, nel mondo del marketing, nel mondo degli analytics. Dobbiamo sforzarci di trovare il modo di rifare sistema in modo diverso, perché i sistemi fatti in modo tradizionale da una parte sono consolidati e dall'altra probabilmente non servono più.